Raga, per quest'estate ho deciso di farvi una bella sorpresa. Ascoltate bene. All'inizio di ogni video sceglierò uno di voi e gli manderò la richiesta d'amicizia su Fortnite, così almeno ogni tanto potremo giocare insieme. Per partecipare basta inserire il codice K all'interno del negozio oggetti su supporto a un creatore e taggarmi su Instagram. Mi chiamo CaptainReZeroOfficial, è semplicissimo. Ah, ovviamente dovete essere iscritti al canale. Lui è il ragazzo scelto in questo video e a cui ho mandato la richiesta su Fortnite. E ovviamente lui ha inserito il codice K. Ricordate, solo i veri capitani hanno il codice K nei negozi oggetti. Fidatevi raga che oggi siamo in uno dei Fortnite news più belli di sempre in assoluto. Sarà praticamente il paradiso per tutti gli amanti delle skin di Fortnite e tutti gli amanti degli eventi di Fortnite. Quindi praticamente tutti voi, immagino. Ah, cavolo, mannaggia, mi scordo sempre di iniziare con quella cavolo di skin del detective, raga. Non si può iniziare un Fortnite news senza la skin, appunto, noir, la skin del detective. Cioè, ormai è simbolo di Fortnite news. Dicevo, oggi parleremo dell'evento robot di questa sera alle 8. Ho da dirvi delle news veramente... non ci sono parole, cioè, raga, non ci sono parole. Da quanto sono belle, non ho veramente parole. Parleremo di tutte le skin che usciranno nel negozio oggetti prima della season 10 e poi parleremo di tutte le skin gratis e tutti i regali che la Epic ci deve fare. Ovviamente tutto questo entro la stagione 10. Quindi mi raccomando, non perdetevi nemmeno un minuto di questo video, perché fino alla fine ho da riempirvi di news veramente fantastiche. E non perdetevi nemmeno il prossimo Fortnite News, perché vi dirò esattamente tutte le date della stagione 10 e tutte le date appunto della fine inizio della stagione 10. Come al solito vi ricordo un bel like per un prossimo Fortnite News, codice creatore K nel negozio oggetti se volete un altro Fortnite News nei prossimi giorni e soprattutto se volete che nell'evento di questa sera il robot vinca contro il mostro. Ovviamente non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Instagram CaptainReZeroOfficial. Detto questo, let's go. Allora, prima cosa, come al solito, andiamo in parco giochi, perché devo vedere assolutamente com'è finito il robot prima di parlare di tutte le skin gratis e di tutto questo. Ma sono curiosissimo, perché ho delle news veramente fantastiche appunto riguardante il robot e l'evento di questa sera alle 8. Oi Cap, te non hai idea di che skin sono riuscito a prendere? Non ne hai idea? No, aspetta, sto registrando, vai via. Non mi interessa, ho preso la skin Honor, guarda, ad un prezzo bassissimo. Ma scusa, ma quella lì non è la skin che si sblocca con l'Honor 20, che è tipo uno dei telefoni più costosi? Non costa 300 euro? Sì, certo, lo so, ma io l'ho presa a meno di 30 euro da questo canale Telegram, guarda. Ma sei serio? Ma vabbè, allora la prendo subito anch'io. Cioè, se riesco a prendere una skin che costerebbe più di 300-400 euro a un prezzo così basso, la prendo anche io. E mi raccomando, se anche voi volete delle skin del genere ad un prezzo così basso, passate da questo canale Telegram. È sicurissimo ed affidabile, questo non c'è nemmeno bisogno che ve lo dica, e ha le skin più rare di Fortnite. Non perdetevi questa occasione, raga. Vi lascio in descrizione e nel primo commento il link per entrarci, oppure potete cercare semplicemente Fort Seller Italia su Telegram. Mi raccomando, non perdetevi questa occasione. Vi accendo un attimo un paio di cosette. Prima cosa, il robot che noi stiamo per andare a vedere sarà effettivamente una skin. E oh mio dio com'è diventato, è tutto colorato, che figata, raga. L'ultima volta che l'abbiamo visto era completamente bianco e nero. Comunque, allora, prima cosa vi dico un attimo un paio di cosette riguardo appunto all'evento. Sarà il robot contro il mostro, questo qui ve l'ho già detto, il robot chiamato Doggus e il mostro, quello lì di picco polare, chiamato Cactus. L'evento inizierà alle 20 e durerà esattamente 10 minuti, ci sarà una modalità apposta appunto come nell'evento per esempio quello di Marshmallow, come nell'evento quello della drum gun, insomma come tutti gli ultimi eventi che la Epic ha fatto. Per chi ha Fortnite in inglese, la modalità si chiamerà The Final Showdown, in italiano non ne ho idea, e la modalità dovrebbe arrivare direttamente domani, tipo un'ora o due ore prima dell'evento. Ovviamente sarà accessibile solo dalle 7:55 in teoria, quindi 5 minuti prima dell'evento. Torniamo a parlare del famosissimo Donald Mustard, il direttore creativo dell'Epic Games, che in onore dell'evento di nuovo ha cambiato la sua posizione su Twitter scrivendo Defense System Active, ovvero sistema di difesa attivo. Questo vuol dire che il robot ha attivato il suo sistema di difesa e quindi tante novità. Ovviamente questo qui si riferisce appunto allo scontro che avrà il robot contro il mostro. In teoria, non lo sappiamo ancora, è prevista la vittoria per il mostro, però ovviamente questa qui prendetela come pinze, come notizia, perché non ne abbiamo idea. La descrizione invece della modalità che uscirà appunto direttamente un'ora o due ore prima dell'evento: avviare il protocollo battaglia finale per difendere l'isola. Sono stati distribuiti jetpack supercarburati, prendi l'altezza volando sopra le piattaforme. Quindi praticamente, in teoria, da quanto mi immagino, ci sarà appunto lo scontro tra il mostro e il robot sulla terra normale. Noi dovremo volare utilizzando dei jetpack sopra ai droni, quelli volanti sulla mappa, e succederà qualcosa alla mappa, succederà qualcosa all'isola di Fortnite, anche perché c'è scritto avviare il protocollo battaglia finale per difendere l'isola. Quindi, raga, oh mio dio, succederà qualcosa nell'evento di domani. Mi raccomando, non perdete il video, che probabilmente uscirà o direttamente domani sera sul canale oppure domenica mattina molto presto. Mentre quei geni dell'Epic si sono
sono inventati addirittura la skin del robot. Infatti probabilmente dopo l'evento, per tutti quelli che parteciperanno, oppure in realtà ancora non si sa bene, però di solito è per tutti quelli che partecipano all'evento, sarà rilasciata una skin fatta in questo modo. Sarà oltretutto la prima skin ad avere un'entrata in lobby. Che figata, che figata. Regà, la state vedendo, è bellissima. Guardate, questo qui praticamente non è un balletto che fa la skin, ma quando la skin arriva direttamente nella lobby fa appunto queste cose, queste specie di movimenti. Quindi una figata. Sarà la prima skin appunto ad avere questa caratteristica. Sarà fatta esattamente in questo modo, quindi sarà appunto identica al robot adesso. Oltre a questo, la Epic rilascerà anche altre due emote, probabilmente sempre per quelli che parteciperanno all'evento, che saranno fatte in questo modo. La prima è I love Dogus, ovvero il team Dogus. Vedete che praticamente tiene in mano I love e la faccia del robot appunto. Mentre l'altra riguarda il mostro I love Monster, quindi sarebbe praticamente per chi partecipa al team Monster. E voi in quale team state? Team robot oppure team mostro? Scrivetemelo nei commenti. Prima di parlare delle skin gratis che la Epic Games rilascerà a tutti i giocatori appunto tra poco, prima della season 10, parliamo delle skin che invece arriveranno nel negozio oggetti prima appunto della season. Le skin sono Vespa di Rame, questa è la prima, Suki, seconda skin, niente male, imprevedibile e implacabile, fa parte del set Kata tecnologico, ok. Poi abbiamo Baki, adorabile e misterioso, fa parte del set Coniglio da guerra, niente male questa skin, anzi in realtà non mi piace particolarmente, però non è così male. Poi abbiamo Astro Assassina, e voilà raga, volevo parlarvi proprio di questa skin. Molto tempo fa l'Epic Games aveva annunciato appunto l'arrivo di una skin chiamata Gemini, che poi non ha più fatto uscire, e adesso è stata riaggiunta ai file di gioco in questo modo. Praticamente avrà due stili, uno rosso e uno blu. Ovviamente queste qui sono tutte skin che arriveranno nel negozio oggetti prima della season 10. Come ultima skin abbiamo Mika. Questa regà mi piace veramente molto, molto bella come skin. Soprattutto mi piacciono i capelli, sono veramente carini, con due ruote nel futuro, infatti è una skin abbastanza futuristica. A voi piacciono? Fatemelo sapere, mi raccomando, qua sotto nei commenti. Parliamo invece adesso finalmente delle skin che la Epic Games ci regalerà prima della season 10. E tranquilli, non saranno solo queste skin, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Verranno regalate a tutti i giocatori che completano le sfide del tempo straordinario, sfide che probabilmente arriveranno la prossima settimana, e saranno le sfide tra la fine della stagione 9 e l'inizio della stagione 10, inizio che vi dirò nel prossimo video. Quindi mi raccomando, non perdetevi il prossimo video per sapere esattamente quando inizierà la stagione 10. Le sfide sono queste qui, quindi sfide abbastanza semplici: raggiungi il livello pass battaglia 23, completa le sfide a tempo straordinario gratuite, raggiungi il livello pass battaglia 71, 87, collabora con gli amici per ottenere eliminazioni, insomma cose che molto probabilmente voi avrete già fatto. Io non ne ho fatta ancora una, però queste qui sono solo dettagli. Tramite queste sfide sarà possibile sbloccare queste tre skin che appunto state vedendo in questo momento. Secondo me sono molto molto carine, e soprattutto sono sfide molto molto semplici. Oltretutto ci sono addirittura sfide che ci danno appunto XP, come questa qui per esempio: 5000 XP, 5000, 10000, 10000. E se noi completiamo tutte le sfide riceveremo 15000 XP, quindi niente male. Oltre a tutte le skin che appunto vi ho appena fatto vedere completando le sfide overtime, quindi queste skin qui praticamente sono due stili a testa per skin. Quindi abbiamo la Zonisi, i primi due stili, questa skin qui due stili, e questa skin qui altri due stili. Sbloccheremo altre tre schermate di caricamento: questa qui e questa qui. Beh, è veramente niente male queste sfide overtime. Ma pensate che sia finito tutto qui? Cioè pensate che sia solo questo quello che l'Epic effettivamente fa? E invece ragazzi c'è tanto altro. Ricompense gratuite da parte di Epic Games per tutti i giocatori. Finalmente, come tanti altri giochi, anche Epic Games mette a disposizione dei drops semplicemente guardando le live su YouTube. A partire da oggi riceverai oggetti estetici speciali quando colleghi il tuo account di Epic Games e YouTube fra loro e guardi i contenuti in anteprima di Fortnite su YouTube. Allora, le ricompense saranno 3 spray, ovviamente solo ottenibili facendo questa cosa, quindi spray proprio specifici per questo evento, e una copertura linea rossa, niente male. Per ricevere i drop tutto quello che dobbiamo fare è guardare o 20 minuti di Game Jam Hollywood, che sarà il 25 luglio, oppure basterà guardare le trasmissioni della World Cup, che saranno il 26, il 27 e il 28. Se volete sapere come collegare il vostro account di Fortnite a YouTube, basta che seguite questa guida, io ora non ve la leggo, basta che mettete in pausa il video e completate appunto questi passi. Fatemi sapere se voi lo farete per ricevere appunto questi oggetti completamente gratuiti da parte dell'Epic Games. Oltretutto vi mostro un piccolo riassunto di tutte le skin che vedremo all'interno del gioco prima della stagione 10. Sono alcune sbloccabili tramite bundle oppure tramite sfide speciali, mentre altre le troveremo proprio nel negozio oggetti. Ringrazio Fortnite Italy TV per avermi mandato queste sfide, ho tolto la webcam così potete fare uno screenshot. Alcune secondo me sono molto molto belle, specialmente la skin Gemini, queste due per esempio. Lo stile nuovo del pesce mi piace per esempio, anche questa qui del coniglio, questa qui non è male. Insomma fatemi sapere se voi acquisterete una di queste skin, oppure se completerete le sfide overtime per riceverle in regalo da parte di Fortnite. Detto questo ciurmi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando un bel like, perché oggi vi ho parlato di veramente un sacco di skin che l'Epic Games ci darà in maniera gratuita, alcune ovviamente nel negozio oggetti, mentre altre in maniera totalmente gratuita, e soprattutto dei regali per chi collega l'account Fortnite a YouTube. Oltretutto non vedo l'ora di vedere l'evento di questa sera alle 8, quindi mi raccomando, per non perdervelo non mancate, e in caso ve lo perdiate ci sarà il mio video o direttamente questa sera oppure domani mattina molto
molto presto sul canale. Quindi mi raccomando, non perdetevi nemmeno questo. E non perdetevi nemmeno il Fortnite News dei prossimi giorni, perché vi annuncerò finalmente quando uscirà la stagione 10. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi nulla. Un bel like se il video vi è piaciuto. Vi ricordo inoltre di passare dal canale Telegram qua sotto in descrizione per non perdervi nessuna skin molto molto rara. Codice Cap nei negozi per un prossimo Fortnite News. Instagram che per le 0 ufficiale. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao.